Focus. I rappresentanti di 27 comuni piemontesi sono stati ricevuti il 19 giugno a Palazzo Lascaris dal Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio Cattaneo, dall'Ufficio di Presidenza e da rappresentanti della Giunta. Gli amministratori, sindaci, assessori, consiglieri hanno lungamente argomentato la loro fortissima contrarietà e quella dei territori che rappresentano nei confronti della soppressione di diverse linee ferroviarie locali. Nel pomeriggio il Consiglio regionale ha svolto la seduta speciale sul trasporto pubblico locale richiesta dai gruppi di minoranza e conclusa dopo ampio dibattito con la votazione che ha respinto una mozione di sfiducia all'assessore Barbara Bonino e 5 ordini del giorno per il ripristino di alcune tratte soppresse. Oggi abbiamo evidenziato le bugie dell'amministrazione regionale e dell'assessore Bonino. Fino all'ultimo hanno nascosto la vera entità dei tagli che avrebbero fatto. Hanno detto che avrebbero tagliato i servizi più costosi, mentre in realtà hanno mantenuto quelli più costosi, come la Novara-Varallo, e l'hanno fatto per ragioni politiche, e hanno tagliato servizi meno costosi. Terza cosa, hanno detto che ci sarebbero stati bus sostitutivi per tutti i treni e invece questo non è successo. Ecco, riteniamo che siano bugie gravi che fanno perdere ai cittadini piemontesi la fiducia nella regione e in particolare nell'assessore dei trasporti. Il taglio a livello nazionale che c'è stato sul trasporto pubblico locale si è necessariamente riverberato sul piano locale. Ciononostante si è cercato di garantire che il servizio pubblico locale fosse riferito e rivolto a tutti i cittadini. Questo è l'obiettivo della Regione Piemonte nonostante i tagli.